Questa è una presentazione importante perché è chiaro che in una città come Napoli il tema dell'influenza della criminalità organizzata sulle attività economiche è uno dei temi importanti della città. Se noi vogliamo creare sviluppo abbiamo la necessità di difendere la città dalle infiltrazioni, soprattutto da quelle che penetrano nel tessuto economico creando diseconomie e danneggiando fortemente quelle che sono le imprese sane. Questo studio che è stato fatto è molto importante e la discussione, il dibattito ci aiuterà anche a prendere le giuste contromisure per difendere la città dalla criminalità organizzata. Potrebbe anche annidarsi, secondo lei, nella macchina comunale? Ma io questo non posso dirlo in assoluto, devo dire noi al momento non abbiamo segnali significativi in questa direzione, ma è indubbio che una città con una presenza della criminalità organizzata forte come quella di Napoli, noi non lo possiamo escludere, perciò il livello di attenzione che deve essere riposto e di cooperazione istituzionale per fare in modo che eventuali infiltrazioni possano essere subito bloccate è estremamente importante. Sindaco, questo nel frattempo in cui in città, nelle periferie e anche nella città metropolitana gli episodi di violenza criminale, della criminalità organizzata si diffondono ancora di più. Sono due fenomeni che hanno la stessa matrice ma sono molto diversi tra loro. Oggi noi parliamo di influenza sull'economia. Dall'altro poi abbiamo questa conflittualità ovviamente che esiste in varie zone della città dove si riavviano anche delle faide, dei conflitti che sono proprio legati alla conflittualità tra gruppi camorristici per la gestione degli affari illeciti e quindi bisogna essere sempre molto attenti, ma su questo le forze dell'ordine, la magistratura stanno operando al massimo livello. Il rischio di infiltrazioni nei fondi del PNRR come si può prevenire dal punto di vista amministrativo, tipo non repressivo? Ma questo perciò io spesso sottolineo la necessità di avere una macchina amministrativa robusta, che una macchina amministrativa robusta e qualificata è il primo antidoto per evitare che ci possano essere questo tipo di infiltrazioni, che spesso si avvantaggiano di competenze deboli o di macchine amministrative destrutturate che quindi favoriscono questo tipo di infiltrazioni. Quindi ci vuole una buona amministrazione, una buona organizzazione.